Belen e Stefano, siparietto con Frecciatina Verissimo. Incredibile ma vero. Silvia Toffanin si collega con l'isola e De Martino si presta ad introdurre in studio la sua ex moglie. Subito dopo, lei, dice quella cosa che manda in tilt i fan e che poco da fare quando si parla di loro vengono sempre gli occhi a cuore e quando capitano occasioni come questa, cioè di vederli insieme, tutti i fan vanno su di giri. Tutti sperano sempre che in un modo o nell'altro e in un futuro più o meno prossimo, loro due possano tornare insieme. Belen e Stefano di nuovo riuniti a Verissimo. Merito di Silvia Toffanin, che ha chiesto all'inviato dell'Isola dei Famosi di presentare l'ex moglie in studio. L'ex ballerino di Amici, anche se imbarazzato, non si è tirato indietro e ha presentato la showgirl argentina. Che, tra l'altro, a causa del trucco e parrucco, si è presentata nel salotto TV con qualche minuto di ritardo. Una volta scese le scale come sempre acclamata dal pubblico presente la Rodriguez e De Martino si sono salutati in maniera civile. E la conduttrice di Tu Si Cue Vales non ha risparmiato una frecciatina all'ex marito. Si è pure ricordato il mio secondo nome, Maria. Il gesto di Stefano De Martino nei confronti di Belen Rodriguez ha spaccato in due il pubblico di Verissimo, di. A una parte c'è chi ha apprezzato, tanto da sperare ancora in un ritorno di fiamma della coppia nonostante la presenza di Andrea Iannone, e chi invece l'ha trovato fuori luogo. Ad ogni modo Stefano e Belen hanno dimostrato di aver ricucito un rapporto dopo la fine del loro matrimonio. Un passo dovuto per via del piccolo Santiago, il figlio che hanno avuto 5 anni fa. Un bambino che entrambi amano alla follia e che sta crescendo sereno nonostante la separazione dei genitori.